Ragazzi, bentornati. Oggi ragazzi vi parlerò di un nuovo diciamo metodo per avere delle estensioni per Google Meet che vi potrebbe aiutare in qualsiasi tipo di interrogazioni. Anche io, come voi, sono uno studente che appunto fa la DAD, di conseguenza magari ha delle interrogazioni, vi serve una mano, non sapete, non siete molto bravi a scuola. In questo video scoprirete le migliori estensioni per Google Meet. Quindi per Chrome, che funzioneranno poi su Google Meet per aiutarvi in un'interrogazione. In particolare dovremo andare ad utilizzare Visual Effect, che lo conoscono praticamente quasi tutti, e anche questa applicazione qui che diciamo vi permette di fare diverse cose. Squire Pro non ci fate caso, molte cose, però a noi ci servirà soprattutto per questa qua, che è una funzione veramente molto utile, che ci serve per il pulcino talk, come installare estensioni, basta che scrivete, aprite una pagina Chrome, estensioni per Google, mi cerca ovviamente Meet, ragazzi, perché il mio computer è demente, cioè la demenza, non lo sapete. Basta, ecco qua, Chrome Web Store, Google Chrome. Dovete cliccare sul primo link. Una volta che cliccate sul primo link, vi indirizzerà a questa pagina. Che cos'è questa pagina? In questa pagina potete trovare tutti i tipi di estensioni per Google Meet. Esempio, Hima Panic Button, no? Che è un'estensione, cos'è? Nasconde tutte le tue schede con un solo bottone e poi le ovviamente potete recuperare successivamente. Quindi faccio un esempio: magari se vi state questa estensione dove cliccate qui, che vi apparirà qui, lo mettete qui e vi apparirà qui, lo fissate allo schermo. Quando cliccate questo programma chiude tutte le schede, però questo non ve lo consiglio di usarlo perché se non vado errato chiude anche Google Meet. Poi, che cosa che dovete andare a cercare qui? Comunque la cosa che a noi ci interessa è cercare nello store. Basta che cercate Meet, io vi consiglio Meet. Meet e vi usciranno, diciamo, questi. Cos'è che fate? Altre estensioni. E vi usciranno tutte le estensioni possibili e immaginabili per Meet. Se volete fare prima, che questa qua è la più utile, dove vi permette di frizzare la vostra videocamera, che è soltanto questo, quello che a noi ci interessa. Andate su Visual Effect e fidatevi che è la prima che vi uscirà. Eccolo qua, infatti, è la seconda. Questa qua io già ce l'ho, già l'ho installata, vi permette di fare un sacco di cose. Ovviamente si attiverà un mod menu in basso a sinistra. Quando sarete nella riunione Meet, una volta grazie a questo menu potete fare un sacco di funzioni, vedete anche qui ve lo fa vedere. E cosa che può fare, questo qua è soltanto, diciamo, potete mettere il green screen, un sacco di cose, potete mettere la vostra fotocamera pixelata, potete mettere i colori inversi, o i contrasti, anche molto altro, però a noi ci interessa più che altro il freeze della videocamera, che potrebbe servire magari nell'interrogazione. Mi sto parlando anche magari questo per divertimento. Altra cosa molto importante è questa qui, che mi scuccio andare a cercare, quindi facciamo direttamente. Comunque si chiama Google Meet Enchantment Suite. Basta che andate poi di nuovo su estensione, cercate questa qua. Io ho visto che già l'ho installata, scusate, ho sbagliato anche, tra l'altro, non ci fate caso, scusatemi. Andate qui, Google Meet Enchantment Suite, eccolo qua. Vi cercherà, eccolo qua. Quando avete trovato questo, eccolo qui, che vi permette di fare moltissime cose. A noi quello che ci interessa è il push to talk. Che cos'è il push to talk? Semplicemente è, se io attivo questo, soltanto quando tengo premuto lo spazio posso parlare, quindi mi sentiranno. Ok? Ovviamente questo qua è soltanto per Google Meet. Questi due sono, diciamo, programmi un po' più utili, un po' più carucci. Ci sono tantissimi programmi molto più utili. Tipo, ad esempio, ci sono tantissime altre estensioni. Tipo, ad esempio, qui il cursore modificato, che non so, magari scendo giù. Oh, mi piace questo. Che qua vedete adesso io come, diciamo, freccettina c'ho il cappello. E come, diciamo, questo, vedete, se io vado qui e cerco qualcosa. Appena andate in una pagina di Google, vedete? Eccola qui. Vi ovvero la pala, ci sono tantissime altre cose divertenti, quindi state tranquilli. Vi
non sono virus, è proprio un web store, possiamo dire, di Google Chrome. Comunque niente ragazzi, ci tenevo a fare questo piccolo video e noi ci vediamo alla prossima.